Salve a tutti i youtuber, io sono Pistacchio di Tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questa Mix Stories, che purtroppo non so che numero è perché non me lo ricordo, parleremo comunque delle trame videoludiche, quelle cose, cioè quell'elemento dei videogiochi che oggi in giorno sta caratterizzando molto il nostro modo di giocare, apprezzare, barra disapprezzare i giochi, non apprezzare i giochi. Ora, le trame videoludiche sono una cosa comunque molto importante, perché definiscono una componente molto importante, ovvero quella emotiva di un videogioco. Molto spesso l'emotività di un video che scaturisce da un videogioco viene scaturita dalla trama. Ogni tanto per il gameplay, per qualcosa che comunque fa divertire il giocatore e quindi lo fa sorridere, ma più spesso per le scelte di trama, di eventi casuali che comunque magari non fanno parte della trama principale, ma di una trama secondaria che fa parte della trama del videogame. Ora, le trame oggi probabilmente, secondo molti, stanno andando a discapito del divertimento di un videogioco. Secondo me non è del tutto così, nel senso che secondo me oggigiorno giochi basati sulla trama, che non siano per forza avventure grafiche, che sono completamente concentrate sulla trama e che possono piacere come non piacere. A me ad esempio non fanno impazzire le avventure grafiche, ma perché io non sono quel tipo di giocatore che non fa niente, si guarda una storia, se devo farlo mi guardo un film. Ma queste sono scelte personali che potete condividere tranquillamente, perché sono le opinioni. Ora, quello che invece è più o meno oggettivo è che molti discriminano un gioco dal fatto che ha una bella trama, non ha una bella trama, la trama incide molto sul gameplay. E quindi spesso valuto a negativo una trama che incide parecchio sul gameplay. L'esempio migliore in questo caso è quello che è uno dei giochi più criticati del 2015, The Order 1886. Questo gioco ha una trama, a mio parere, molto bella, nel senso che l'ho vista tutta su dei video di YouTube, e ho giocato più o meno metà gioco da solo con un mio amico, nel senso che io non ho la PS4, me la faccio prestare. Non scrocco le console ogni tanto, ma vabbè, ma queste sono cagate. Dicevo, il gioco è anche abbastanza go è molto godibile. Certo, non è un gioco molto interattivo, però in realtà ha molti spezzoni, effettivamente ha molti spezzoni di trama che però non sono male, soprattutto perché la trama è bella. Cioè, io mi ricordo i tempi in cui giochi ad esempio come Metal Gear Solid. Queste due, vabbè, giochi come Metal Gear Solid non venivano apprezzati per la trama e per le scelte registiche. Oggi giochi come The Order, che comunque è un, se vogliamo, oddio, adesso non mi linciate perché sì, sono un fan di Metal Gear Solid, quindi non mi linciate. Il paragone, secondo me, è più o meno azzeccato. È una sorta di nuovo Metal Gear Solid. Non me ne state, non parlo dal punto di vista gameplay. Parlo totalmente dal punto di vista registico e di trama. Premetto che non ne capisco un cazzo, né di regia né di trama. Cioè, le trame so quelle che mi piacciono, so quelle che non mi piacciono, ma secondo gusti miei. Quindi, detto questo, il fatto che non si può negare, secondo me, è che gli sviluppatori di The Order 1886 hanno fatto un gioco realmente incentrato sulla regia e sulla trama, quasi un film, con cui però puoi interagire e quindi sono ispirati a quello che secondo loro era il concetto di videogioco, almeno nel primo capitolo, ovvero un film interattivo, cosa che è una definizione data da molti dei videogiochi. In realtà sappiamo che oggi non è proprio così, nel senso che ci sono giochi che non sono per niente dei film interattivi, sono più che altro della roba dove ammazzi gente. Vedete Devil May Cry, Dark Souls, stracitato Dark Souls, non è un film interattivo perché non ha una trama vera e propria, ha una lore ed è affascinante perché tu sei il padrone di quell'universo, ma quello è più un gioco di ruolo se vogliamo. Giochi di ruolo, seduto con carta e penna su un tavolo con gli amici, dove il gioco, cioè il computer, ti narra una storia e tu sei un giocatore che decide cosa fare entro certi limiti. In questo, un gioco molto bello, quindi da gioco di ruolo puro, è la Dragon Age Saga, perché è ispirata proprio a quello e si vede che gli sviluppatori ci tenevano a creare un gioco di ruolo.
Ma non siamo qui a parlare della Dragon Age Saga in generale, proprio, siamo qui a parlare delle trame videoludiche in generale, che oggi hanno preso particolarmente il sopravvento, magari, sul fattore divertimento, cioè nel senso di cazzeggio pure alla GTA. Perché anche GTA sta iniziando ad avere una trama, semplice che sia. Funziona, è carina, lascia qualcosa. Non è più solo cazzeggio puro come era in Liberty City, che la trama, vabbè. Qui GTA 5, premesso che non mi piacciono i GTA, ma vabbè, GTA 5 però ce l'ha una trama, io mi sono goduto benissimo scritto da video, e qualcosa mi ha lasciato, certo, non sarò, non mi divertirò come magari cazzeggiando in giro, però in fondo è una cosa importante la trama. Purtroppo molti non riescono a trovare una via di mezzo, parlo di sviluppatori. O c'è troppa trama, o c'è troppa poca trama, e questo purtroppo si infierisce su The Order, che ha troppa trama, su GTA che ne ha troppa poca. Ad esempio, parlo per i miei gusti personali, The Order secondo me non ha troppa trama, The Order è stato confezionato così, però per molti The Order ha troppa trama, GTA ne ha troppa poca, e questo secondo molti ha preso, più gusti. Metal Gear, allora, se vogliamo una troppa di trama, cioè Metal Gear, per intenderci, ha un libro così di trama e soluzione di Metal Gear Solid 5, ok? In cui l'ultimo terzo di libro è solo trama, solo trama. Ora, vorrei dire qualcosa, ma voglio mettere con The Order? The Order ha 5 ore di gioco, non so, 8? Mi dicono che ha 8 ore di gioco, lo dicevano dei miei amici l'altro giorno, che ha circa 8 ore di gioco. 8 ore di gioco in confronto a quella decina di giochi da 8 ore che sono i Metal Gear, perché diciamo sono i Metal Gear, Metal Gear Solid 1, anzi, Metal Gear 1, Metal Gear 2 Snake Revenge, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Rising Revengeance, e sono 10 titoli. Solo così. In più, se ci vogliamo mettere in Metal Gear Solid Portable Ops, in Metal Gear Solid Aside 1 e 2, siamo a 13 titoli. Ok? 13 titoli, tutti giocati sulla trama, tutti dalle 8 alle 12 ore di gioco, contro le 8 ore di The Order. Ora, il periodo è diverso, effettivamente. Il mondo videoludico è cambiato, così come i videogiocatori che lo giocano. E questa è una riflessione importante che, se vogliamo, è per un altro video. Non è una storia, non è solo la prossima, effettivamente. Però, guardiamoci in faccia. Il mondo videoludico e i videogiocatori che giocano, quindi, è cambiato. Sono cambiati, non c'è niente a fare. Molti meno ragazzi oggi giocherebbero un Metal Gear Solid 1 con la grafica di Metal Gear Solid 5. Prendete Metal Gear Solid 1, mettete la grafica di The Phantom Pain con la trama di Metal Gear Solid 1 e datelo in negozio. Se lo cagano solo perché c'è scritto Metal Gear Solid, cambiate il nome. Zio Fritz, minaccia nucleare. Minaccia nucleare, oddio, cosa ho detto? Minaccia nucleare, vabbè. Zio Fritz, lasciamo stare. Zio Fritz, minaccia nucleare. Non so, raga, nessuno, cioè, a tutti farà schifo. Perché la trama di Metal Gear, mettiamola così, non è una delle più complicate del secolo, nel senso che è terroristi vogliono lanciare una bomba nucleare con un robottone. Tu sei un gran soldato super figo che deve ammazzare il robottone, perché tanto alla fine lo ammazzerai comunque, non importa quali piani avevi all'inizio. Ah sì? Ok, trama complicata. Non importa il nome del personaggio, importa quello che devi fare, importa la trama. E la trama di Metal Gear non è complicata, mi dispiace. Potete dirmi quel cazzo che volete, e sì, in una visione generale la trama diventa complicata. Però, presa a gioco singolo, la trama è una stronzata. Tutto quello che si va dietro, che si espande poi nell'universo narrativo di Metal Gear, è una cosa già più particolare, già più
articolata, certo, e basta, finita lì. Nel senso che non possiamo stare a parlare 6 ore dello stesso gioco. Parliamo di un'altra saga? Parliamo di Dragon Age? Dragon Age ha fatto l'inverso. Ha preso un mondo. Mondo costruito da loro. Con basi, certo, su giochi molto famosi da tavolo, quali D&D, Pathfinder più avanti, che è la D&D 3.5, quali Warhammer, perché sì, secondo me c'è una componente di Warhammer. Li ha messi tutti in un videogioco di ruolo. In un videogioco di ruolo, ed è il termine secondo me più giusto, un videogioco di ruolo, ha messo delle limitazioni che purtroppo sono obbligatorie, perché quando uscì Dragon Age, primo capitolo, e anche adesso con Inquisition, non c'è la tecnologia per far aprire il tastierino al giocatore, fargli mettere il messaggio che vuole e poi far calcolare una risposta al personaggio senza un caricamento di 6 ore. La gente può dire: sì, ma minchia, noi vogliamo i caricamenti di 6 ore. Ok, ma ricordatevi che la gente ormai, i ragazzini giocano a giochi action. Chi gioca a giochi di ruolo vorrebbe i caricamenti di 6 ore, probabilmente. Però se metti 5-6 opzioni in ogni dialogo, come fa Inquisition, come fa Origins, lasciamo stare Dragon Age 2, vabbè, che è un esperimento che secondo me è anche riuscito nel suo genere, perché è molto più action, ma non è un gioco di ruolo. Come fa Inquisition e Origins, mettono 6 opzioni di media nei dialoghi, 5-6. Sì, ci sono quei dialoghi da 3 opzioni perché più di tanto non puoi rispondere. Però di solito i dialoghi importanti hanno 5, 6, 7 opzioni. Basta un dialogo da 8 opzioni in Origins, mi sembra. Se non lo ricordo male, ragazzi, non mi uccidete. Ho giocato un po' di tempo fa. Comunque, appunto, tante opzioni per far scegliere al giocatore quello che più a lui piace, quello che più si addice al suo personaggio. Come se in un gioco di ruolo cartaceo parlassi col tuo master e rispondessi ai personaggi che il master interpreta. Io vi parlo da master di D&D con molti ragazzi della mia età che hanno giocato con me e che mi hanno dato le scelte più disparate. Dal vedete un'ombra in mezzo al bosco, freccia, non sai neanche cos'è, freccia, ok, hai ammazzato un elfo, non c'è dubbio. Con scene esilaranti, ve ne posso raccontare un'altra scena abbastanza esilarante con un mio amico che parte come paladino e prende dei livelli da guerriero. Parte da 60 metri, aprono un portale 60 metri dopo di lui. Dopo, quando attraverso il portale è più 20% di velocità. E c'erano 40 metri a un drago immortale. Che, per come la intendo io, drago immortale vuol dire semplicemente che è il Vorpal. Tutti quelli che non sanno cos'è un Vorpal non muore di overkill o di colpo critico. Cioè, torna a qualcosa come 100-200 punti vita, se non ricordo male. Ora, questo è andato in Ira Berserk, quindi ha più o meno triplicato il suo danno. Incarica per i 60 metri del portale, passa il portale 20% di velocità, gli ultimi 40 metri, sempre incarica con il 20% di velocità, colpisce 6 critici confermati, quindi dado 20, confermalo, 20, confermalo, 20, confermalo, 20, confermalo, 20, confermalo, 19 colpito. 1,5 milione di danni all'armor, scaglia di drago, l'ultimo mezzo milione, preciso per sotto il drago, ha shottato un drago immortale. Ora, lì sono scene esilaranti comunque, perché se ci penso ancora adesso mi fa ridere, che però ci stanno, cosa che su Dragon Age ad esempio non puoi fare con una certa libertà e che in un gioco di ruolo con la scelta che libera non puoi fare per un motivo molto semplice, perché fare tutte quelle abilità, passare, fargli calcolare i tiri di dado con 6 critici, cosa che si può fare solo nei giochi cartacei, che di media un gioco non è che tira i dadi per te. E comunque un gioco non fa 6 critici. Avanti. Ma vabbè, questo è il mio amico sculato. E ragazzi, io vi ho detto come la penso. Le trame videoludiche in breve. Facciamola in breve questo video. Ricapitoliamo il tutto. Trame videoludiche.
molto importanti ai fini emotivi di un giocatore. Spadroneggiano sempre di più nei videogiochi. Molti giochi sono votati sempre di più alla trama e sempre meno al divertimento, al gameplay. No, al divertimento, perché secondo me c'è divertimento anche nel guardare una trama. Alcuni giochi vengono criticati oggi per la trama, perché è troppa trama e troppo poco gioco, quando in realtà 5-10 anni fa era praticamente il contrario. E in più abbiamo scoperto che molti giochi vecchi, se gli mettessero oggi un altro nome, gli mettessero la grafica nuova, non varrebbero, nessuno se li cagherebbe di pazza, tranne me. Ora, io spero che questo video sia piaciuto, se è così lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi perché è gratis. Vabbè. Passate da Facebook, Twitter, dovrebbero esserci il link in descrizione. E quindi mi sa che mi è stato qua tra tutto. Ciao a tutti!